Oggi parliamo di gastronomia siciliana, arancini, sfincioni, melanzane. Ne parliamo con Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Senti, l'accento è palermitano, però qui non siamo a Palermo, ma siamo a Pistoia. Sì, siamo sulla Sala. Il palermitano non si dimentica. E quindi non si dimentica neanche come cucinare alla palermitana. Certo. Senti, che prodotti fai in questa estate pistoiese? Ma si faranno arancini in tutti i tipi, tipo salmone, al cioccolato, spinaci, funghi. E mentre parli le mani corrono, però. Sì, perché... certo, chi si ferma è perduto. E il cliente poi aspetta troppo. Senti, e con le melanzane, che sono un altro dei prodotti, queste sono fritte. Melanzane, si faranno parmigiana. La parmigiana, poi so che fai anche la pasta al forno, vari pasta tipi di pasta. Pasta al forno, pasta con sarde. Pasta con le sarde. Con le sarde, lo sfincione, dei bellissimi cannoli. Senti, c'è anche Matteo qua dietro. Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno. Senti, se ci racconti qualcosa sugli orari e intanto dove siamo qui, perché siamo sulla Sala, questa è via del Cascio numero 10. Gli orari, ora essendo neonati, abbiamo un orario, praticamente un orario continuato, quindi dalle 9:30 la mattina fino a mezzanotte e durante la settimana. Buongiorno. Buongiorno, allora mentre te servi la signora, io torno dallo chef Antonio. Anche queste sono delle pizzette. Pizzette alla palermitana, che però. Te lo porti a casa o non? Senti, acciuga, non acciuga, capperi, non capperi, no. Origano. Margherita. Oh no, è origano. Proprio già fatto. È più comodo. Senti, e tornando agli arancini, ce l'hai sia al burro che al ragù, diciamo quelli tradizionali. Ragù, si faranno anche gli spinaci, si faranno anche vegetariani, si faranno il salmone, si faranno il cioccolato. Senti, questo qui come al ragù o al burro? Questo è al burro. Perfetto, allora mentre te continui a spianare le tue pizzette, io quasi quasi gli do un morso. Pronto? Lo sai che è buono? Buono? Buono. Grazie. Senti, questi sono fatti espressi. Sì, sì. Perché è un prodotto che va consumato. Sì, questa è giornata che deve fare. Questa è la perfetto. Subito dopo facciamo il riso, facciamo quelle a carne, cioè quelle a ragù e questi bianchi. Perfetto, allora io mi finisco di mangiare l'arancino. Ci vediamo più tardi e continuiamo con la preparazione degli arancini. Okay. Ciao Antonio, grazie. Ciao, grazie.